dei prodotti in commercio, eh, cosa molto importante proprio perché il commercio entra in maniera pervasiva e anche piuttosto subdola in tanti aspetti della nostra società e quindi siamo molto curiosi di sentire la sua relazione. Grazie. Grazie, grazie per l'invito, grazie per la bella presentazione, grazie a voi per essere qui presenti. Allora, io non vi porterò dei dati ma appunto vi parlerò dell'evoluzione di questi nuovi prodotti. Sappiamo tutti che il tabacco contiene oltre 7.000 sostanze, 70 sono cancerogene, la più mh, diciamo, importante in questo momento per noi è la nicotina perché andiamo a vedere l'evoluzione dei prodotti, quindi andiamo oltre il tabacco tradizionale. Eh, nicotina. Sappiamo tutti che la nicotina dà dipendenza, sappiamo che dà effetti sistemici, in particolare aumento della frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, pressione arteriosa, aumento della glicemia, aumento del colesterolo, ma anche effetti a livello cerebrale, particolarmente importanti se parliamo di giovani, perché i giovani ancora non hanno raggiunto la maturità cerebrale. Infatti ci sono vari articoli, qui ne ho indicato uno, in cui si fa proprio, diciamo, si mette in luce la riduzione, per esempio, della capacità dell'apprendimento, la riduzione della memoria, la riduzione della capacità di concentrazione, tutti aspetti che mh, purtroppo uh, diciamo, i ragazzi spesso uh, raccontano e diciamo, sono, sono presenti. E, tra l'altro molti ragazzi riferiscono di fumare proprio per cercare di ovviare a queste a queste problematiche. Mi riferisco anche, per esempio, essendo all'università, essendo responsabile anche dell'unità di tabaccologia della sapienza. Ho ragazzi che vengono da me giovani, anche di 22-23 anni, che non riescono a smettere. Uno potrebbe dire, ma come sono così giovani? Sì, sono così giovani, ma hanno iniziato anche 10 anni prima, 22-23, 12-13 anni. E riferiscono molti ma io fumo perché mi dà concentrazione. Quindi attenzione a confondere vari effetti. Eh, piccolo flash sul tabacco tradizionale oggi non potrebbe essere messo in commercio perché sappiamo che eh, uccide la metà dei suoi consumatori, eppure lo consideriamo ancora, almeno molti lo considerano una cosa normale. Infatti, qui parlando dei giovani, dobbiamo fare un po' un focus sulla cosiddetta denormalizzazione e con questi nuovi prodotti il gesto. Non dico del fumo tradizionale, ma il gesto di avere qualcosa tra le dita che emette un vapore e ricorda il fumo, sta di nuovo tornando normale con questi nuovi prodotti, ecco perché faccio questo riallaccio. Um, ok, uh, nuovi prodotti. Prodotti con tabacco, quindi prodotti cosiddetti a tabacco riscaldato. Attenzione a eh, diciamo così le suggestioni del marketing e dell'industria. La parola riscaldato ci fa venire in mente qualcosa di tiepido, di piacevole. Parliamo di temperature tra i 250 e i 350 gradi, quindi non è riscaldato, bisognerebbe dire bruciacchiato, eh, però capite bene che da un punto di vista di marketing riscaldato è molto diverso da bruciacchiato. Uh, questi prodotti stanno diventando molto di moda, uh, stanno diventando di nuovo uno status symbol, sono estremamente attraenti, uh, vengono uh, praticamente a uno stick di tabacco, per chi non lo conoscesse, che viene introdotto in un dispositivo e quindi riscaldato. Uh, il dispositivo può essere pubblicizzato perché il dispositivo non contiene tabacco. E il dispositivo, però, tutti lo associamo chiaramente al tabacco. Dispositivo che può essere, viene appunto uh, diciamo, pubblicizzato uh, anche in funzione del come ci si veste, del rossetto. Quindi ecco un riallaccio anche ai dati che sono stati presentati che dimostrano una maggior diciamo, sensibilizzazione femminile, cioè dietro tutto un marketing molto particolare spesso indirizzato ancora verso il genere femminile. Eh, tra l'altro questi nuovi prodotti sono anche loro in evoluzione e gli ultimi hanno una lamina di metallo che viene inserita in ogni stick che viene riscaldata e che sembra comportare una notevole emissione, per esempio, di metalli pesanti. Quindi esposizione a nicotina, a metalli pesanti e poi a tante altre sostanze nocive, quindi la, diciamo, il marketing propone questi nuovi prodotti come riduzione del danno, addirittura molti li percepiscono quasi innocui, ma così non è, assolutamente non è. Addirittura sono stati prodotti dei nuovi dispositivi che permettono di non dover aspettare il, diciamo, il tempo di riscaldamento, quindi si possono fumare vari. Eh, diciamo stick eh, uno dietro l'altro senza dover interrompere per aspettare quei 10 minuti, un quarto d'ora per riscaldarlo. Quindi immaginate quanto questa cosa sia, eh, diciamo così, eh, spinta. Um, nuovi prodotti senza tabacco: sigaretta elettronica. questo è stato accennato: con liquidi, eh, con e senza nicotina. E sigaretta elettronica con sali di nicotina, quindi una nuova forma che adesso vedremo. Generalmente sono prodotti aromatizzati eh, che producono un, uh, un, un aerosol, un vapore. Attenzione, molti confondono questo vapore pensando che sia vapore acqueo. Assolutamente non è così, tanto è vero che la parola vapore sarebbe forse meglio non utilizzarla per evitare proprio questa confusione. Um, a questo proposito, dobbiamo dire che il campo delle cosiddette sigarette elettroniche è un campo che si è molto evoluto e non si potrebbe quasi più parlare di sigaretta elettronica perché ce ne sono di tantissimi tipi. Bisognerebbe parlare di sigarette e fare riferimento al tipo. Addirittura, vedete, questa è una diapositiva um, preparata dal dottor Ruggia dell'Associazione Prevenzione e Tabagismo della Svizzera, ma mh, diciamo, illustra molto bene l'evoluzione che c'è stata. La prima sigaretta elettronica aveva la forma, il tipo, assomigliava alla sigaretta tradizionale. Poi vedete piano piano l'evoluzione. Il terzo, la terza generazione, quella con il cosiddetto serbatoio con il liquido, quindi un sistema aperto, quindi un sistema che può essere utilizzato dal fumatore per. Eh, Ridurre, per esempio se utilizza un liquido con nicotina può ridurre il quantitativo di nicotina e poi magari passare solo ad usarlo senza nicotina ma attenzione questo è un dispositivo aperto e i nuovi dispositivi non sono aperti cioè non permettono all'utente di mh, cambiare il diciamo il sistema ma sono fissi adesso li andremo a vedere questa diciamo evoluzione questa terza generazione secondo me ha creato un po' un alibi nel senso che ha permesso di dire eh sì ma le sigarette elettroniche aiutano il fumatore a smettere perché appunto può acquistare via via i liquidi con concentrazioni diverse mantiene la gestualità è una forma di transizione adesso andremo a vedere quarta generazione addirittura vedete ancora più piccoli simili alle pennette usb dei computer e eh, da ultimo le nuove puff che sono presenti anche in Italia e sono tanto presenti in Italia eh, prodotti che non sembrano più sigarette, ma sono, sembrano evidenziatori, penne, pennarelli. Li troviamo, se li cerchiamo negli astucci, ma è molto difficile per chi non li conosce riconoscere la differenza e non emettono. Aerosol, quindi molto spesso noi sappiamo che i ragazzi anche a scuola hanno la penna in bocca. Attenzione, sarà veramente una penna? Questo c'è da chiedersi, ok? E, e questo ve lo dico appunto, come anche società scientifica abbiamo ricevuto varie richieste da parte di scuole la parte di genitori, rappresentanti di classe in cui i docenti si sono accorti che quasi la metà dei ragazzi utilizzava questi prodotti e stavano sempre con questa penna, questo evidenziatore in bocca, ok? Quindi cioè, eh, oddio, ma che cos'è? E questo non è soltanto in Italia, ma un po' in tutta Europa sono tornata ieri dal congresso europeo sulla pronto la eh, tabagismo e eh, tabacco salute che era a Madrid, dove c'è stato un focus su eh, i nuovi prodotti, problematiche collegate ai giovani e tutti i paesi eh, hanno riferito di questo problema. Um, se volete saperne di più, sempre la stessa associazione della prevenzione svizzera ha um, prodotto un video. Um, di un, circa un'ora, ma c'è un estratto di pochi minuti sul sito della società di tabaccologia. Quindi un estratto che potete approfondire. Alcune di queste immagini sono proprio prese da questo servizio. Patti Chiari è una emittente televisiva a svizzera. Quindi queste se, sono le nuove, gen, nuovi prodotti, sistemi chiusi eh, e assomigliano proprio a degli evidenziatori. E hanno dei gusti eh, molto, molto accattivanti: il passion fruit, la Coca-Cola. Eh, la, il zucchero eh, filato, eh, la menta, la pesca, la vaniglia, la cioccolata, il caramello, questi sono i gusti presenti. Um, ok, che come sono fatti? Hanno un astuccio di plastica, un cotone imbevuto di liquido, propilene glicolico, glicerina e nicotina sintetica, l'ho evidenziata in giallo perché ora vi devo dire qualcosa al 2% aromi dolci frutt fruttati e una batteria. Attenzione, questi aromi dolci e fruttati ripropongono anche il, diciamo, um, gli aspetti dei superalcolici. Ci sono anche gli aromi alla margarita, ci sono gli aromi, quindi utilizzano le stesse diciamo, tipologie, tant'è vero che in gergo si parla di nicotina condita. Questo è il termine tecnico: è la nicotina condita con un aroma. Ok, eh, questa è una foto fatta in un um, piccolo rivenditore, vedete quanti tipi, che prezzi molto accessibili. Eh, ecco, vedete: qui ho scritto Coconut Melon, anche associazioni di diversi tipi insieme, mango ice, eccetera. Eh, quello che vi volevo far notare è che c'è scritto sotto 2% di nicotina. A volte c'è scritto 20 mg millilitro, tra parentesi 2% di nicotina. Uh, questo induce moltissimi ragazzi a ritenere che la nicotina sia pochissima, eh, ma è solo il 2%, che vuole che sia, ok? Senza considerare che invece sono 20 mg 20 per millilitro, quindi è una notevole concentrazione di nicotina. Uh, questo è il massimo consentito dalla nostra legislazione ma attenzione nel mercato parallelo si possono acquistare anche prodotti al 5% o all'8%, quindi basta andare su internet e vengono uh, diciamo, spediti a casa in pacchetti del tutto anonimi, quindi mi è stato anche riferito da genitori che hanno, si sono visti recapitare dei pacchi per i figli ma non, non si sapeva cosa contenessero e eh, erano questi prodotti. Ok, uh, la nicotina sintetica che vi dicevo prima. Allora, la nicotina è una molecola chirale, quindi ha due diciamo, forme specolari, la S e la R nicotina. La nicotina naturale, eh, quindi quella presente nel tabacco, è 99% S nicotina. La nicotina sintetica invece è un mix delle due forme, mm, molto spesso contiene molta nicotina sintetica, mh, quindi la forma R. Che i cui effetti sulla salute non conosciamo. Um, alcune pubblicazioni fanno riferimento a purtroppo la talidomide, se vi ricordate, negli anni '60, utilizzata per alleviare la, diciamo, la nausea in gravidanza, che poi invece ha portato spesso a dei eh, problemi con uh, diciamo, anomalie nel, nel feto. Perché? Perché anche lì erano due forme chirali diverse, quindi una forma eh, purtroppo eh, in senso, insomma, è stata associata all'induzione di questi difetti. Quindi attenzione perché qui noi non sappiamo, speriamo che non sia chiaramente così, però è una forma di nicotina sintetica di cui noi non sappiamo. Perché nicotina sintetica? Perché è stato fatto per bypassare... L'FDA, quindi la regolamentazione. Okay? Nel 2016 l'FDA aveva richiesto che tutti i nuovi prodotti del tabacco per essere messi sul mercato avessero una, uh, dovessero, le case dovessero presentare una documentazione, diciamo, di pre-marketing che assicurasse. Quantomeno che ci fosse una certa diciamo uh, incolumità per la salute pubblica. Le aziende che non hanno presentato questa documentazione o che l'hanno presentata ma sono state bocciate, hanno, sono state invitate a ritirare i prodotti dal commercio. Per bypassare questo, hanno detto: Ok, ma noi non vendiamo un prodotto del tabacco, noi utilizziamo la nicotina sintetica che quindi è prodotta in laboratorio, non è estratta dal tabacco e possiamo mantenere i nostri prodotti in vendita. Quindi ecco perché c'è stata questa enorme diffusione. Tra l'altro, questi stesse case dicono che è una nicotina purissima perché è fatta in laboratorio, ma attenzione, abbiamo un problema di solventi. Presenti per produrre questa nicotina sintetica. Quindi il problema è molto molto grande, ok? Eh, a quanti tiri corrisponde una puff? Allora, ci sono puff da 600 tiri e da 1500 tiri. Una puff da 600 tiri corrisponde a 35 sigarette, più di un pacchetto, ok? mentre una puff da 1500 tiri corrisponde ben a 90 sigarette. Detto questo, è anche molto difficile chiedere ai ragazzi ma quanti tiri fai? I ragazzi non lo sanno dire perché sono costantemente diciamo a ciucciare il pennarello. Quindi mentre prima nel pacchetto io avevo le sigarette, le contavo, 20 e vedo quante ne consumo, ora non ce l'ho più questa consapevolezza. Quindi questo è un ulteriore problema che eh, i ragazzi non si rendono conto in quanto tempo assumono, finiscono una PAF. Ok. Uh, sono dipendenti, si sta sviluppando la dipendenza, tant'è vero che sul sito della Food and Drug Administration ci sono proprio indicazioni rivolte ai ragazzi, vedete, hai bisogno di svapare non appena ti svegli o durante le lezioni, ti senti ansioso, irritabile quanto, uh, quando hai voglia di svapare, hai problemi a concentrarti o a dormire, continui a svapare anche se sai che è nocivo ti ritrovi a cercare lo svapo senza pensarci, durante il giorno vieni interrotto dai pensieri sullo svapo. Okay? Quindi sono già esempi che eh, ci dicono di questi ragazzi. Come pure ci sono esempi come gli ex fumatori, ci sono esempi sui siti americani di ragazzi dipendenti che ne sono usciti fuori e che raccontano, che testimoniano la loro storia. Vedete, mi faceva sentire diversa, eh, stavo perdendo la sicurezza in me stessa, eh, mi sentivo sempre più dipendente, non mi aiutava ad affrontare i problemi, eh, aveva fatto crescere in me l'ansia, quindi mh, ci sono storie, storytelling che raccontano di questi ragazzi. Ok. Attenzione, queste molti di queste sono uh, diciamo, uh, dis disegnate, quindi prodotte col marketing in Europa, ma vengono prodotte in Cina, prodotte in Cina in forma ancora non proprio standardizzata. Quindi la quantità di liquido che troviamo in ogni PAF non è detto che sia sempre la stessa, perché viene fatto a mano. Se andate a vedere quel servizio, trovate tutti i, i riferimenti. Quindi c'è anche differenza tra una PAF e l'altra. Tra l'altro uh, sono commercializzate solo per l'export, perché in Cina le puff con gli aromi non sono in vendita, ok? Poi passere, potremo parlare dei vari problemi. Gli aromi. Gli aromi cominciano ad esserci pubblicazioni scientifiche che dimostrano che gli aromi non sono innocui. Beh, Qui c'è un'altra confusione. Gli aromi spesso noi li consideriamo innocui, innocui perché li mangiamo. In questo caso noi li inaliamo. Quindi è completamente diverso. E quindi cominciano ad esserci testimonianze che possono provocare danni al sistema eh, respiratorio. Uh, due minuti, quasi finito. Uh, sono pubblicizzati per smettere di fumare? Come dicevamo prima, veramente l'impressione non è questa. Quindi a chi dice sì, ma la sigaretta elettronica è utile per smettere di fumare, ma il marketing non sembra destinato ai fumatori per smettere. Ok? Molto rapidamente, ecco quello che vi dicevo, sono presenti sui social media, quindi uno spazio che a noi adulti spesso sfugge eh, tra l'altro ci sono appunto scene, vedete quelli ecco, che tengono in mano di eh, anche invitare gli stessi ragazzi a fare giochetti e facciamo il cerchietto e facciamo il pallino di vapore eccetera eccetera eh, Instagram, TikTok, Facebook eh, anche gli altri prodotti chiaramente sono reclamizzati per Natale San Valentino eccetera eh, molto rapidamente è venuto fuori la percezione del rischio, penso che dopo se ne parlerà, My First Vape, attenzione, è una fake, non è un giocattolo, è un meme, però è stato messo sul, uh, sull'internet, sui social media, ha creato moltissima confusione. Questo per dirvi come si sta scherzando con questi prodotti, si sta facendo ironia. Eh, e però ecco un'altra eh, notizia che è venuta fuori di una, in Australia, un bambino di 11 mesi, un altro video che è girato sui social, che fumava, hanno dato la sigaretta elettronica, eh, chiaramente il piccolo ha tossito e tutti a ridere. Quindi attenzione che la nostra società sta un po' uh, ok. Questo è un articolo molto interessante che vi, sost... vi invito a leggere perché appunto dimostra come sia più una, diciamo, il marketing di questi prodotti sia più indirizzato ai giovani per iniziare e non per smettere, eh, problematiche con questi nuovi prodotti, difficoltà di identificarsi come fumatori, svapatori, utilizzatori di puff, anche perché spesso come abbiamo visto prima si utilizzano più prodotti insieme, Abbiamo chiesto anche all'università, ma tu fumi? No. Uh, poi è venuto fuori, ah sì, ma io certo utilizzo le puff. Come? Allora, eh, ma mica è fumare. Ecco, questo è anche un altro tipo di, eh, di problematica. Ok, ho detto già di, di identificare il numero, difficile, tantissimi trasferiti. Ecco, mh, tutti questi messaggi sono trasferiti appunto con l'idea di personalizzare il consumo, quindi gli stessi ragazzi danno informazioni sul proprio consumo pensando di migliorare e il marketing utilizza questi dati chiaramente per proporre sempre diciamo, pubblicità più stringenti. Ho finito. Questa era un'immagine che vi fa proprio vedere come i ragazzi vengono e sono il, il target dell'industria. Era un'organizzazione non profit, ma. Questo tipo di informazioni viene dai documenti desecretati, vedete che sono i giovani adulti che devono andare a, su, diciamo, a sostituire i fumatori che smetteranno, quindi importanza dei giovani adulti sia qui che qui, importanza di nuovo delle ragazze. Qui siamo nel 1986, eh, target 15-17 anni, quindi non è cambiato nulla dai tempi del fumo. Um, i giovani però possono cambiare possono fare la differenza quindi l'organizzazione mondiale della sanità li sta per esempio facendo corsi di advocacy per i giovani questo è quello che vi dicevo ho finito proprio, mi mancano due diapositive sulla nuova eh, nel congresso che vi dicevo di Madrid sulla tobacco free generation l'Europa ha un target nel 2040 vorrebbe avere una generazione tobacco free e a questo punto proprio l'ultima diapositiva Uh, ah, C'è cioè un'iniziativa un europea di raccolta firme per creare un ambiente senza tabacco, denormalizzarlo, um, fare una regolamentazione più stringente e eventualmente anche una generazione libera dal tabacco. Questa è chiaramente è una, una frase eh, provocatoria, a che età vuoi che i tuoi figli iniziino a fumare, semmai... Mai firma qui. E questa è l'iniziativa a cui vi chiedo di aderire e di diffondere, eh, soprattutto tra appunto giovani, ma anche genitori, insegnanti, proprio per cercare di avere perché. Perché se questa iniziativa raccoglierà un milione di firme entro gennaio dell'anno prossimo, e attenzione, stiamo andando molto lenti, l'Unione Europea eh, sarà obbligata a prendere in esame la materia, e quindi fare probabilmente una nuova direttiva chiaramente. Ovviamente non sappiamo poi quali punti verranno approvati, però ho un obbligo per poterlo fare. Quindi l'invito invito a tutti di firmare e far firmare per avere almeno un, colmare questi vuoti normativi. Grazie.